Bella a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati con la nona tappa del mondiale di Formula 1 2015. Oggi ragazzi siamo qui con il Gran Premio di Silverstone, tappa storica appunto di questo campionato. Il cielo è coperto, quindi potrebbe piovere da un momento all'altro. Io per sicurezza ho deciso di adottare una tattica abbastanza strana. Adesso ovviamente non l'ho ancora fatto perché non ho avuto l'occasione, però adesso ve lo faccio vedere. Tutti partono con le morbide, io invece cambio strategia e decido di partire con le dure. Questo perché? Perché con le dure potrei effettuare 2-3 giri in più e nel caso dovesse piovere potrei fare una sosta sola invece magari di fermarmi al settimo giro e poi inizia a piovere all'ottavo e devo rifermarmi. Quindi parto con le dure, è un po' una scommessa, vediamo come andrà. Ragazzi, tutto è pronto al Gran Premio d'Inghilterra, si stanno accendendo i semafori e si spengono. È partito il Gran Premio d'Inghilterra, sta tutto nella partenza perché con le gomme dure dobbiamo mettere dietro almeno una delle due Williams e Ricciardo. Ricciardo chiude la traiettoria, io vado all'esterno, dobbiamo riuscirci assolutamente a mettere dietro. Oh, grande staccata anche su Kimi Raikkonen, ci tocchiamo, non molto corretta come entrata, vediamo. Raikkonen sembra aver frenato dopo avermi toccato. Siamo quarti, non ho fatto proprio un'entrata corretta, ma mi serviva, lo so che è colpa mia, però mi serviva mettere appunto qualche macchina dietro di me, perché con le gomme dure sarà quasi impossibile tenerle dietro le altre vetture. Ragazzi, la classifica recita così, c'è Hamilton davanti a Rosberg e Vettel, io sono qua davanti a Bottas, poi Massa, poi mi pare Ricciardo e Sainz e via via tutti gli altri. Adesso tenere dietro Bottas sarà davvero difficile, speriamo che non faccia come in Austria e non mi butti fuori. Dov'è Bottas? Dov'è Bottas? Dov'è finito Bottas? Massa. Siamo vicini a Massa, io qua in fondo ci provo, ve lo dico che io qua in fondo ci provo con la scia. Grande staccata su Massa, ci tocchiamo, porca vacca puttana. No, Bottas, gli sta bene, cazzi suoi, non me ne frega niente. Così impara a buttarmi fuori la scorsa gara. Io sono rientrato in traiettoria e Bottas mi è venuto addosso. Colpa mia, lo so che è colpa mia. Però, raga, che ci vuoi fare? Ragazzi, colpo di scena, perché io ragazzi prima ho doppiato Button e si è tipo creato un ingorgo e qualcuno penso che lo abbia centrato in pieno. Adesso sono troppo concentrato per togliere la concentrazione e andare al replay. Penso che Raikkonen abbia centrato in pieno Button o che Nasr, qualcuno, perché come potete vedere si è creato un buco tra me e quelli dietro. Non mi chiedete cosa sia successo, davvero. Penso comunque che qualcuno abbia centrato dentro Button. Rosberg è ancora in prima posizione. Ragazzi, siamo al sesto giro e sono in seconda posizione, perché ovviamente mi fermerò tipo al nono. E davanti c'è anche Ricciardo, che comunque penso si fermerà adesso. E poi dietro abbiamo Kvyat e Perez, il mio compagno di squadra. Vediamo come finirà la gara, anche se mi sembra davvero che il cielo si sia riaperto fuori, quindi la nostra strategia sia andata abbastanza a farsi inculare. Ragazzi, entriamo nella corsia box. Vediamo come andrà il pit stop. Comunque andrà, anche se comunque rientreremo dopo altre macchine. Penso di essere avvantaggiato perché io, a differenza di tutto il resto della griglia, possiedo gomme morbide. Usciamo in sesta posizione, dietro a Bottas, Ricciardo e Hamilton, che sono comunque tutti abbastanza vicini. E possediamo gomme morbide, quindi si può puntare addirittura alla quarta posizione se si guida bene. Dai, così. Ragazzi, con le gomme morbide solo in un giro abbiamo già ripreso la Williams di Bottas, che ha un ritmo davvero molto superiore al nostro solitamente. Quindi penso che la strategia sia andata davvero molto bene, perché abbiamo recuperato molto sia su Bottas che su Ricciardo. Perfetto così. Abbiamo preso Bottas, io aspetterei il DRS per sorpassarlo perché qua è davvero pericoloso. Cerchiamo di stargli vicino, apriamo bene qua, perfetto, siamo usciti davvero molto bene. Ora col DRS dovrebbe essere cosa facile, è così. Ciao ciao Bottas, superiamolo, vedete loro hanno tutte le gomme rosse che sono le gomme dure, quindi per noi è davvero molto molto facile sopravanzarli uno a uno. Dove è praticamente impossibile superare, manovra un po' scorretta da parte mia, però la volevo a tutti i costi.
Ci siamo portati in quarta posizione, sono davvero soddisfatissimo, grande, grande strategia. Abbiamo sopravanzato anche la Red Bull di Ricciardo, ora ci troviamo in quarta posizione. Inizia l'ultimo giro del Gran Premio d'Inghilterra. Ricciardo e Bottas sembrano essere abbastanza distanti, ora noi cerchiamo di mantenere questa posizione, che la quarta sarebbe davvero molto molto buona, perché come ho detto su questa pista io non avevo per niente ritmo. E partivo anche in ottava posizione, quindi non era affatto semplice. Ci prova Daniel Ricciardo, non posso che lasciarlo sfilare, poi riprovare con l'incrocio. Siamo di nuovo davanti, lui rincrocia. Non girarti, stai attento. Ho finito le gomme, vado anche largo. Perché sono così indietro? Vabbè. Comunque, raga, come mi avete chiesto l'ultimo giro, ve lo faccio vedere tutto. Devo stare molto attento, devo fare le curve molto piano, sto girando pianissimo perché ho le gomme che praticamente vibrano, cioè io faccio qualsiasi cosa e mi giro, quindi non voglio rischiare. Vince Nico Rosberg, che due coglioni, vince sempre lui. Davvero buona gara quella del tedeschino della Mercedes. La Mercedes in casa non riesce a fare doppietta perché Vettel si riesce tra i due ragazzi, la gara è quasi finita, ho dietro Ricciardo e Bottas che se la giocano. Mancano le ultime tre tornate. Gomme un po' sull'erba e le ho finite. È difficilissimo tenerla in pista. Ricciardo e Bottas entrano praticamente appaiati. Adesso guardo indietro perché sono curioso di vedere come se la lottano. Nico Hülkenberg, davvero molto soddisfatto anche della strategia di gara. Va a conquistare un'ottima quarta posizione nel Gran Premio d'Inghilterra. Ragazzi, sono davvero molto molto contento di come è andata questa gara. Pensavo andasse molto peggio, invece non è stato così. Siamo riusciti comunque a portare a termine un ottimo quarto posto dietro solamente alle Mercedes e alla Ferrari di Vettel. Tutto sommato si può dire che è stata una buona gara e attenzione perché come vedete Hamilton ha battuto Vettel. Hamilton alla fine è riuscito a fare doppietta battendo Vettel perché Vettel ha 5 secondi di penalità, quindi doppietta delle Mercedes, che quindi vediamo adesso come si evolve la classifica piloti. Andiamo intanto un attimo a vedere il direttore di gara qua, come vedete tutti leggenda perché me lo chiedete sempre, vedete io sono l'unico che ha iniziato con queste mescole. Vediamo adesso sotto com'è finita, chi sono i ritirati. Si è ritirato Verstappen, Alonso addirittura squalificato, Verstappen, Sainz e Ericsson, Button si è preso due giri, Mary, Stevens e Mary, 13esimo e 14esimo, not bad, dov'è Raikkonen? 12esimo. Classifica piloti, siamo a 31 punti da Rosberg che ci stacca sempre di più, Ricciardo si prende la posizione su Kimi Raikkonen e dietro rimane tutto invariato tranne che Stevens supera Mary, non so perché, tutti a 0 punti. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, se è così invito a lasciare un mi piace, un commento, se ancora non lo siete invito a iscrivervi al mio canale che mi fa sempre molto piacere. Per oggi da Mirino è tutto e bella!